bentornati nel nostro salotto giapponese. Oggi vorrei parlarvi di un vero e proprio quadro in parole, Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Perciò non perdiamo altro tempo, iniziamo subito! Guanciale d'erba è un romanzo senza intreccio dello scrittore Natsume Soseki, pubblicato nel 1906, in un periodo di fervida attività creativa per il romanziere. E lui stesso a definirlo romanzo haiku, poiché al suo interno si alternano prosa e poesia, ed il suo linguaggio è diverso da opere precedenti come Bocchan o Io sono un gatto, di cui io e Shizuho abbiamo accennato nel video precedente. Il suo stile muta, si evolve col tempo, passando dall'umorismo delle primissime opere ad un tono sempre più drammatico. Quest'opera, di cui andremo a parlare, fa parte di un periodo intermedio, un periodo mistico, di avvicinamento al buddismo zen. Il protagonista è un giovane artista, un pittore e un poeta. Un alter ego inverso del nostro autore, che è principalmente uno scrittore e poi un amante delle arti visive, come la calligrafia, lo shodo, la fotografia e la pittura. Un vero artista completo. Il nostro personaggio principale si avventura per sentieri impervi di montagna, per allontanarsi dalla vita di città e dalla vita mondana, dalle passioni e dalle distrazioni, ma soprattutto alla ricerca di un soggetto perfetto per un dipinto, alla ricerca di uno stato d'animo, di una leggerezza dell'anima necessari alla contemplazione e al distacco, indispensabili per la creazione di un'opera d'arte. Infatti, la missione del poeta, così come la missione del pittore o dell'artista in genere, è di estirpare la preoccupazione attraverso l'abilità di immaginare un mondo più sereno e lasciando che da questa immaginazione ne scaturiscano versi, tratti e colori. L'artista non è tanto colui che ha già creato un'opera immortale, ma colui che ha un punto di vista impassibile e privilegiato, il cosiddetto distacco artistico o punto di vista sovraumano. Distacco e contemplazione che sono da intendersi come la catarsi nella tragedia greca. È ricorrente nel testo l'utilizzo del termine disumano per riferirsi a questo concetto, poiché ciò che è umano, come i nostri sentimenti, che sono una lente attraverso cui noi vediamo la natura, non ci permette di essere oggettivi, di vedere la natura così com'è. Solo gli artisti sono capaci, attraverso la contemplazione e il distacco, di allontanare le impurità della vita. È una riflessione ovviamente di carattere buddista, zen, una riflessione che si avvicina molto a quella che potremmo fare sull'illuminazione. Quindi l'artista, senza primeggiare sulla natura, riesce a contrapporre la ragione al sentimento, conoscendo ciò che non è umano. La contrapposizione fra ragione e sentimento è una distinzione platonica più appartenente ad una filosofia occidentale, ma che il nostro autore conosceva e che noi, conoscendo, utilizziamo per spiegare meglio questo concetto. Ovviamente, pensando a un mondo non umano, disumano, si arriva alla conclusione contraddittoria che questo sia inaccessibile all'uomo. Ma l'artista, attraverso il suo punto di vista sovraumano, riesce a rendere più accogliente questo mondo e non un altro. Non possiamo nemmeno concludere che il poeta sia privo di sentimenti, come ogni altro artista, è una persona estremamente sensibile, più tormentata delle altre. L'arte e la sofferenza convivono in questo mondo come luce e ombra. Infatti, Natsume Soseki stesso scrive: più profonda è la gioia, più intensa è la tristezza, più grande il piacere, più acuta la sofferenza. Nel viaggio del nostro protagonista, alla ricerca di un soggetto che non evochi le passioni umane, c'è anche una donna. Infatti, il pittore arriva ad un centro termale di cui è unico ospite. In un giorno di pioggia è costretto a rifugiarsi in una casa da tè, dove l'anziana proprietaria gli racconta due storie. La storia della fanciulla di Nagara, morta suicida in un fiume a causa di un triangolo amoroso a cui viene attribuito il colore bianco, il colore della purezza, della giovinezza, dell'ingenuità e della sua pelle candida. E la storia della figlia del proprietario, Nami, che anche lei ha sposato l'uomo che non amava anziché l'uomo di cui era innamorata.
A lei viene attribuito il colore rosso, un colore pieno d'angoscia, un colore terrificante, che riporta alla mente il sangue, proprio come accade nelle scene più incisive, in cui assume un valore evocativo, carico di sottintesi minacciosi. Ad esempio, le camelie di pagina 126 sono velenose e tenebrose. I colori dell'opera, proprio come quelli di un quadro, hanno due funzioni principali: quella puramente descrittiva, più letterale, e quella metaforica. Oltre a questo tipo di influenza, Natsume Soseki riceve anche dalla pittura l'ispirazione per la sua protagonista femminile, che sembra essere tratta dall'Ofelia di Millet, un pittore preraffaelita le cui opere sono custodite alla Tate Gallery di Londra e che il poeta Natsume Soseki ha visto durante il suo viaggio nella capitale. Nami, la protagonista, ha una vita estetica, come se recitasse una parte. È una donna indecifrabile, come l'Ofelia protagonista della tragedia shakespeariana Amleto, e come lei vuole morire annegata e galleggiare oramai serena sulle acque. Solo questa immagine poetica le rende accettabile anche la morte, perché, così come dice il nostro autore, ciò di cui abbiamo paura può trasformarsi in follia, ma concepito distante da noi può essere il soggetto di un dipinto. Così, come fece Victor Hugo, che riuscì a rendere il grottesco del gobbo di Notre-Dame poetico. Conosci Natsume Soseki e hai letto una delle sue opere principali? はい、夏目漱石は日本人なら誰もが知っている作家だと思います。なぜなら中学高校の国語の教科書に出てくるからです。私は高校生の時に夏目漱石のと心を勉強しました。今は野口英世が千円札の肖像になっていますが、一つ前までは夏目漱石が千円札の肖像になっていました。でで、身近な紙幣に使われるほど夏目漱石は日本人にとって馴染み深い人物であったと思われます。Quali sono le religioni più presenti e diffuse in Giappone? Una di queste è il buddismo Zen. 日本人の多くの人は自分の信仰している宗教をあまり人に話さないので、正しい答えはわからないけど、仏教と神道を信仰している人は多いと思います。例えば、お正月を迎える前の大晦日に除夜の鐘を鳴らす風習があります。これは仏教の教えに基づいていて、人間は108個の心の乱れや欲望である煩悩を持っているとされていて、除夜の鐘を108回つくことによって煩悩を払うことができるという教えに習った習慣があります。また受験期になると、ここの神社には頭のいい神様がいるから合格祈願に行っておこうなどと言って、京都では頭の賢かったとされる菅原道真を祀った北野天満宮へお参りへ行ったりします。このように昔実際にいた人物や「日本書紀」に登場する神話をもとに神様にお祈りする神道が一般的だと思います。Cosa puoi dirmi sulla poesia tradizionale giapponese? E qual è lo scrittore di haiku più conosciuto? 私も伊礼の言う通り、松尾芭蕉は最も有名な俳人だと思います。月日は百体の価格にして行き交う年もまた旅人なり、で始まる奥の細道は誰もが耳にしたことのある馴染み深いフレーズだと思います。これは日本人の中学校の国語の教科書には必ず載っているそうです。また日本の伝統的な詩には俳句と短歌があり、俳句は五七五を一
7-7 の文字数で構成され、四季を表す季語が必ず含まれています。一方、短歌は5-7-5-7-7で構成され、季語がなくても構いません。家族や恋について歌われたものが多いそうです。Credi che la cultura giapponese, rispetto ad altre culture, abbia un'affinità particolare con la natura? はい。日本の文化は自然とともにあるものが多いと思います。例えば、花見です。西洋の人たちは絵画からも見て取れるように、花を花瓶に生けて楽しみました。しかし、日本人は自然の中に自らが出向いて花見という形で楽しみました。このように西洋の人たちは自然から切り取って花を鑑賞したのに対し、日本人は自然にあるままの花を楽しんだことからも自然と密接な文化を持っていると思われます。Natsume Soseki è un artista completo, amante sia della letteratura che della scrittura. Diceva di se stesso di lottare attraverso la propria scrittura e di riprendersi dalle fatiche di questa lotta attraverso le arti visive. Nasce nel 1867, il periodo storico della restaurazione Meiji, in cui finisce lo shogunato Tokugawa e i poteri ripassano dallo shogun all'imperatore. Inizia la sua carriera letteraria attraverso gli haiku, con un periodo di opere umoristiche e poetiche. Viene inviato dal governo come borsista a studiare a Londra, dove si avvicina alla visione filosofica e artistica occidentale. Per questo abbiamo notato nella sua opera l'ispirazione pre-raffaelita e l'influenza della tragedia shakespeariana. Sin da piccolo si era rivelato un genio sensibile, che rimaneva in silenzio per ore ad osservare le opere appese nel tokonoma di casa sua. Un artista che faceva molta attenzione anche al lato estetico delle sue opere, come la copertina. Come scrisse al suo amico Seifu in una lettera, gli sarebbe piaciuto creare un solo dipinto in tutta la vita che la gente ritenesse mirabile. Non importava il soggetto, l'importante era morire solo dopo quell'opera sublime. A parer mio, invece, scrisse moltissime opere sublimi, tra le quali le trilogie contenenti Sanshiro e Kokoro. Furono per lui di grande ispirazione scrittori di fama internazionale come Milton e Shakespeare. Per questo la sua opera Guanciale d'erba ha poco a che vedere con la forma della tradizione letteraria giapponese, sebbene nei suoi contenuti lui critichi l'Occidente e parli del glorioso passato di Cina e Giappone, rifiutando anche la gloria di opere immortali come il Faust o l'Amlet. Tornerà dalla Gran Bretagna deluso dalla sua civiltà e dall'uomo moderno col suo attaccamento al potere e al denaro, completamente incapace di distacco e contemplazione artistica. Nonostante nella sua opera Guanciale d'erba, Onami si sovrapponga a Ofelia in un punto di incontro fra Occidente e Oriente, è sempre presente una forte critica. Vissuto con problemi fisici e psichici, soffrendo l'inadeguatezza e la solitudine, scriverà un solo testo dichiaratamente autobiografico, Michigo-za, e morirà prematuramente a 49 anni, lasciando incompleta la sua ultima grande opera, Luce e ombra, Meiya, di cui vi consiglio vivamente la lettura. Ovviamente non c'è opera all'interno di questo video che non vi consiglio. E con questo vi saluto. Alla prossima lettura!